Il primo oggetto è un libro, il secondo oggetto è lo skimmer e il terzo oggetto è il trifoglio. Sono Francesco, mastro squillatore. Il mastro birraio è colui che fa la birra, quindi concepisce una ricetta e crea un prodotto. Il mastro spillatore è colui invece che serve il prodotto dal fusto al bicchiere. La serve il più fedele possibile seguendo la ricetta del mastro birraio. Ho scelto come uno degli oggetti principali un libro regalatomi dal mio vecchio datore di lavoro. Il libro si chiama Amica Birra. C'è scritto tutto quello che adesso io so, la scintilla che ha fatto scatenare in me la passione verso questo mondo infinito che non smette mai di crescere. Il secondo strumento del mestiere, del mio mestiere di mastro spillatore, è uno strumento fondamentale ed è una paletta che in termine tecnico si definisce skimmer. È un accessorio che appartiene alla scuola belga, è un metodo di servire la birra molto elegante e dinamico. La funzione principale è quella di togliere i residui di eccesso di gas che sono brutti da vedere e che mi altererebbero il gusto della birra. Mi ricordo un cartone animato che guardavo grazie a mio fratello che era He-Man, colui che andava a giro con una spada nella schiena, e io vedo in questo accessorio la mia arma fedele che combatte i nemici. Il trifoglio è il terzo elemento fondamentale del mio mestiere che caratterizza la birreria in cui lavoro, in cui ogni pinta di stout viene impressa da un trifoglio irlandese. La pazienza è una delle caratteristiche fondamentali di chi può fare questo mestiere. Per chi svolge lavoro di front office, il cliente esigente è sempre, o il cliente curioso è sempre dietro l'angolo, e bisogna essere sempre pronti ad intervenire in maniera elegante ed educata, ma soprattutto professionale, per poter esaudire ogni singola richiesta. Chi è amante della birra non può essere non curioso. Anche quando andiamo al supermercato è importante poter annusare, poter toccare, quindi essere curiosi in quello che noi stiamo comprando, in maniera da poterlo poi collegare a quello che stiamo servendo. Non bisogna mai smettere di studiare, di comprare libri, di farci le nostre teorie, ma soprattutto di non ignorare quello che hanno scritto i vecchi mentori nostri. Lo studio è chimica, lo studio è magia e lo studio è storia, appunto.